Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Oper Omnia, perché oggi pulliamo Sisney. Sisney che torna in gioco con la sua nuova arma Burst, con la sua nuova arma FR, quindi tanta roba. Il personaggio che comunque di Sisney abbiamo già imparato ad apprezzare in passato all'interno del gioco, adesso ritorna in veste completamente nuova perché viene reworkata, prende la Force Enhancement Board livello 50, prende tutto quello che appunto il personaggio prende in questo periodo di gioco, quindi sarà molto interessante vederla in azione e ovviamente io andrò a pullarla proprio perché, essendo personaggio del 7 ed essendo comunque anche un personaggio molto molto valido, a mio avviso lo recupererò o comunque avrò modo finalmente di poterla sfruttare nuovamente all'interno del gioco. E torna ovviamente in compagnia di Lenna. Anche Lenna effettivamente mi manca la BT, quindi potrei effettivamente tentare i ticket nel banner di Lenna, perché qualora dovessi trovare la Force di Sisney andrò di token per prendere la BT. Ho fatto questo calcolo qua, in quanto posso spendere questi token BT per prendere Sisney, tanto il personaggio nuovo che arriverà, qualora sia interessante e sia un personaggio che mi interessi, andrò direttamente di gemme e quindi il problema non si pone. Pullerò tutto il kit direttamente con le gemme e via. E ovviamente solite offerte anche dello shop per quanto riguarda i vari pacchetti di gemme, e poi ovviamente la presentazione di Diablos che finalmente raggiunge il livello 50. Quindi qua prendiamo tutto quello che possiamo prendere, i token BT che ovviamente non posso scambiare perché, come dicevo prima, sono al massimo, sono fullato. Quindi direi di non perdere troppo tempo, io vado direttamente col ticket gratis qui da Lenna. Tirerò i ticket direttamente da Lenna, non li tiro da Sisney perché, ripeto, Lenna mi manca, quindi con la scusa posso fare due piccioni con una fava, tanto la FR si può trovare tranquillamente qui. E quindi direi di non perdere ovviamente focus sul pool, sulla questione pool, perché la BT, ripeto, tanto la prendo coi tokens, senza se e senza ma. E mi metterò anche a farmare nel frattempo. Non farò live di Opera Omnia per il momento, dato che la mia attenzione per il momento è concentrata su Final Fantasy XVI, ovviamente, essendo uscito già ieri e avendo fatto la prima live ieri sera dopo finalmente il continuo della demo. Porterò per tutto questo periodo di tempo Final Fantasy XVI, quindi non mi distrarrò dal focus principale del mio canale, e quindi non andremo su Opera Omnia. Farò gli eventi per conto mio ovviamente e li ricaricherò al solito direttamente sul canale. Oh, switch veloce, chissà se magari mi danno qualcosa di buono. Ecco, benissimo. E intanto la FR di Sisney c'è, quindi va benissimo. Va benissimo, il mio ragionamento è andato alla stragrande. Qualora ovviamente mi uscisse anche la BT di Lenna, è una cosa in più, sinceramente schifo non mi fa, però la BT di Sisney si va di tokens, c'è poco da fare, io andrò completamente di tokens. Quindi vi stavo dicendo che gli eventi comunque li farò per conto mio, ovviamente. Li ricaricherò sul canale con calma nel momento in cui farò gli eventi, ma sappiate che il mio focus principale è, per l'appunto, al momento sarà Final Fantasy XVI. Allora, abbiamo 669 ticket, quindi io direi di tirarne giusto un paio per togliere tutta questa cifra dispari, così vediamo se magari con una botta di fortuna riusciamo a concludere qualcosa. Anche perché comunque sia, noi faremo praticamente 400 ticket, per cui io, anche se arrivo a 600, tornerò a cappare con il farming di Diablos.
Quindi io ora ovviamente mi metterò a farmare con calma tutti i punti di Diablos e quindi ritornerò al massimo dei ticket. Quindi questi ticket possiamo assolutamente spenderli in, in una possibilità di fare colpaccio. Cosa si intende fare colpaccio? Ovviamente trovare ciò che ci manca del, del kit di Lenna. Quindi in teoria trovare la sua BT se avessimo questa fortuna. Però sti ticket azzurri non mi piacciono, non mi piacciono proprio. Mi fermerò a 600 ovviamente, non andrò oltre perché non ha senso. Io recupero 400 ticket, cappo nuovamente i ticket e basta, cioè finisce lì la situazione, non farò altro. Però Sisney ci teneva ad averla. E chissà se il personaggio nuovo sarà veramente Clive. Da un lato ci spero in realtà, anche se credo che sia forse presto, ma da un lato ci spero il nuovo personaggio possa essere Clive, perché lo pullerò con le gemme direttamente. Non ci sarà remissione di peccati, ecco, mettiamola così. Quindi anche qua orbo dorata, e ovviamente orbo dorata per me significa vedere l'animazione. Orba azzurra le schippo, ma l'orbo dorata magari cambia. E quindi no, in questo caso solo la ex di Lenna. Ok, gli ultimi 10 ticket possiamo sperare. Niente, orba azzurra che mi dà niente, un'altra 15 di Palom. Va bene, ci abbiamo provato. Alla fine, qualora avessi trovato anche la BT di Lenna, sinceramente l'avrei tenuta giusto per collezione, perché non l'avrei sicuramente maxata. Andiamo a prendere invece con i tokens la nostra BT di Sisney, che abbiamo praticamente qua. Guarda che bellina BT di Sisney, e ce la acchiappiamo subito con i nostri 50 token burst. Detto ciò ragazzi, buon Final Fantasy XVI a tutti, buon farming dell'evento di Diablos. Io vi aspetterò stasera in live, sempre a partire dalle 20:30/21 con il continuo di Final Fantasy XVI. E boh, ci becchiamo stasera oppure alla prossima. Bye bye.